All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height. Festival dei Matti, quinta edizione, a questa edizione ha partecipato anche Mauro Kovacic. Il titolo di questa edizione è Esili, e quindi comincerei a domandarti per te cos'è l'esilio e cosa vuol dire per te partecipare a un festival di questo tipo, che in realtà è un festival anche molto particolare nella sua genesi, che poi è quello che è diventato in questi 5 anni. Sì, ma come si diceva prima durante l'incontro, nel libro si parla di un esilio, è il punto di partenza dell'esperimento, è proprio il fatto, la sensazione che ci si possa sentire esiliati anche a casa propria, questa sensazione di inopportunità, inadeguatezza, di diciamo, pressione che il mondo esercita su di noi. Quindi diciamo, nel libro si parla di un esilio anomalo, se vogliamo, però ci sono varie le forme di esilio, insomma, ecco. E una di queste è la sensazione di, ad esempio, sentirsi giocati anziché giocare, no? Di sentirsi parte passiva in un sistema, in una realtà che può essere quella della città, può essere quella del, insomma, del consorzio degli umani. Io credo di essere arrivato qui anche dalle cose che spiegava Anna Pomma prima, un po' anche come caso umano, se vogliamo, nel senso che avevo scritto un primo libro 20 anni fa, nel 93 era uscito questo Storia dei pazzi normali, che raccontava la mia esperienza di molto breve, di 6 mesi, dentro una struttura intermedia, una struttura dove venivano assistite le persone malate di mente, e dove avevo avuto un contatto diretto con le persone malate, e credo che questo festival abbia questo significato, cioè quello di intanto, come dire, esorcizzare una delle paure, no, maggiori, quella della differenza e dell'altro come il portatore di una differenza che può risultare spaventosa, no? E dall'altro però, almeno da come lo interpreto io, non cancellare l'identità della differenza, l'identità dell'altro, evitare che questo processo porti a una generalizzazione un po' retorica di questo argomento. Ecco, credo che il rischio maggiore quando si parla della follia sia quello di generalizzare in una forma retorica di ma sì, in fondo, dai, siamo tutti un po' matti, no? Quello che, il rischio di cui si parlava prima, cioè come se la follia a cui si accenna sia questa forma di stravaganza, di momento di razionalità un po' artistoide che noi ammantiamo sempre di fascino, no? Ci sono tante figure, diciamo, dell'arte, della filosofia, che hanno... sono state connotate dalla follia, e questo per noi ha acuito, no? Il loro fascino, Antonin Artaud, Nietzsche, Ligabue, Van Gogh, non so, insomma, sono tante, no? E secondo me questo è un rischio che noi non dobbiamo correre, cioè bisogna fare in modo che si riconoscano i diritti delle persone che stanno male, gli si riconosca tutte le possibilità per un percorso di cura, e nello stesso tempo, per farlo, non si mistifichi questa malattia in una forma di abbrassamento, no? Stiamo tutti ai fratelli, certo. E alla fine non è nulla, perché invece la persona psicotica manifesta una sua differenza, e lo fa in modo molto marcato attraverso il suo linguaggio, attraverso una rottura che è appunto il racconto di sé attraverso il delirio. Quindi insomma è importante proprio paradossalmente preservare questa cosa, proprio per riuscire ad aiutarlo e a rispettarlo. Certo, poi l'esilio forse è anche molto figlio del nostro tempo, no? Perché noi qui in questo festival si parla di esili, si parla di ospedali psichiatrici giudiziari, l'abbiamo detto, il dibattito che ci sarà domani, ma in realtà l'esilio poi è anche quello che vivono, mi viene in mente la grande rivolta che c'è stata la scorsa settimana appunto a Gradisca, al centro per i migranti. Mi viene in mente anche quello che succede nelle carceri, no? La situazione carceraria che abbiamo in Italia, no? Perché quando si parla di esilio in realtà forse è un tema che si può allargare
e come dire, si può ritrovare in tanti ambiti di quello del tempo in cui viviamo, ed è forse un esilio anche come dire, che può riguardare anche proprio le persone, no? Non solo le persone che appunto sono, soffrono di una malattia mentale, ma anche delle persone che tutti i giorni trovano appunto nel mondo delle contraddizioni. Allora con te volevo un po' capire insomma come la pensavi. Sì, no, è giusto quello che dici, però paradossalmente quel tipo di esilio è un esilio visibile, no? Certo. Nel quale il conflitto è visibile, nel quale il confine è visibile, quelle sono tutte le cose che tu hai raccontato, sono tutte cose di segregazione e confinamento, quindi è anche abbastanza facile individuarle e combatterle, nel senso che alla fine, come dire, sappiamo che noi siamo tutti dalla stessa parte, siamo tutti d'accordo, no? Su quello che dovremmo fare per evitare che queste condizioni segregative ci siano e tutto il resto. Diventa più, secondo me, rischioso l'altra forma di esilio, cioè quella dell'esiliato tra noi, certo, proprio perché è più subdola, perché è meno facilmente percepibile, cioè le condizioni che vive una persona, un migrante segregata in un posto, in condizioni invivibili, queste sono evidenti. Le condizioni che vive uno in un carcere, in un manicomio criminale, queste sono evidenti. Invece la persona malata che però vive con noi, nel senso che vive insieme a noi, prende l'autobus insieme a me, può venire al cinema insieme a me, ma non viene percepita, proprio perché c'è questa specie di velo del discorso omologante, no? Della normalità, secondo me paradossalmente è ancora più esiliata. Cioè tu puoi essere esiliato a casa tua, puoi essere esiliato nella tua città, col fatto che tutti ti dicono, dai, non so, adesso faccio un esempio che non c'entra niente con la follia, con la persona, però io posso pure dire a una persona handicappata che sta sulla sedia a rotelle, ma non ti preoccupare, tanto siamo tutti uguali, siamo tutti uguali, però se poi non gli predispongo delle rampe per poter salire sul marciapiede, poter avere accesso all'autobus, poter andare al cinema, non è vero, è uguale a me, allora, no? E posso farlo solo se riconosco che non sa camminare, che non riesce a camminare. Cioè solo se io riconosco la differenza, cioè il fatto che lui non riesce a camminare, io sì posso predisporre delle condizioni perché lui abbia gli stessi miei diritti. Se io ci dico, vabbè, dai, alla fine, dai, siamo tutti insieme, non considero questo e lo esilio di più. Questo non so se mi sono spiegato. Sì, sì, no, molto bene, in realtà è che è un terreno forse a volte anche molto scivoloso, no? Nel certo. Senso che parlare di riconoscere una patologia oppure di riconoscere un, come dire, un certo tipo di sofferenza a volte mette gli altri di fronte a una grossa difficoltà, no? a non riuscire a capire certo. Come trattare questo tipo certo, di situazioni, per cui insomma secondo me momenti come questo possono anche aiutare. Infatti, proprio la cosa positiva di questo festival è tanto che bonifica questa situazione di ambiguità e di paura anche solo esatto. A nominare o ad affrontare proprio la questione, no? Perché certo. Insomma è una strana forma di tabù questa, no? Che nel corso ormai di 30-40 anni, insomma, la legge, la riforma sanitaria, la legge Basaglia del 78, quindi è passato, sono passati 20 anni, riesco a fare i conti, 35, no? 35, dico, in questo arco c'è stato un andamento un po' carsico in termini di consapevolezza della società a riproposito di questo problema. Con alterni momenti, alterne fortune, quindi indubbiamente parlarne è fondamentale. Io volevo, dando presupposto per dato questo aspetto, aggiungere questo elemento. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Do I stress?